Aveva tutta l'aria di essere un tranquillo venerdì sera, venerdì 5 aprile, con una timida Salernitana Sassuolo a fare un po' di contorno. E invece oggi è la giornata dove non solo ti prendi, come dire, i complimenti di un Mesut Özil che, da terzo miglior assistman della storia, riguardando la sua carriera del passato, ammette che la Juventus era ed è una delle sue squadre del cuore a cui non è riuscito in carriera a giocarci neanche un minuto. E cosa potevamo essere? Solo Dio lo sa, una coppia con Carlitos Tevez, Higuain, Ronaldo. E sti cazzi, se c'era o se c'è stato Dybala al suo posto, Mesut Özil, il terzo miglior assistman della storia, direi tanta roba. Ma oggi la scena se la prende Joshua Zirkzee. Con Gianluca Di Marzio che così alle ore 19:07 scrive: calciomercato Juventus FC, i primi contatti per Zirkzee. I bianconeri stanno facendo pressione sul Bayern. Interesse per Calafiori. Io mi auguro e spero che su questo video saranno arrivati in tanti, indignati, interisti che verranno qui a dirmi con quali soldi, milanisti che se lo sentono suo, Zirkzee, come l'Eldorado. Mi rendo conto che è un attaccante che ti garantisce il ruolo della punta centrale, quindi sia un nome su cui poi andranno vendute tante magliette. Stiamo parlando di uno dei giovani più forti in quel ruolo. E io qui sono semplicemente a nominarvi questa bomba, no? Questa roba che Di Marzio, in una tranquilla serata di venerdì sera, evidentemente a corto di interazioni, nel breve se ne esce, no? Tanto il mercato ancora dista due, voglio dire, due mesi, ma prima ne parliamo meglio, eh? Tanto alla Juventus si sa che quest'estate venderanno mezza squadra, cambierà di tutto e di più. Ok. Io detesto questi video, lo dico già tranquillamente, perciò sì, mi chiedo a questo punto se Vlahovic rinuncereste a Vlahovic per prendere Zirkzee. Mamma mia, che bella scelta, che bella roba da dire. Guardate, me ne parlo, sai, con tanta nonchalance, perché poi a queste notizie lo sapete come la penso. Vi posso dire che ho già segnato Hermoso, Bonaventura, Brescianini, Reinildo, Cobb, Miners, Ederson, Kroos, Calafiori, Gudmundsson, Ferguson, De Paul, Olise, Martinez, Quarta, Carnesecchi, Di Gregorio, David, Samardžić, Felipe Anderson, Zaccagni, Boniface, Buongiorno, Sudakov, Sildil, Hasal, Calvini, Thuram, Berardi, Goretzka, Retegui, Greenwood, Zubimendi, Jorginho, Zaniolo, Wendell, Diomandé, Lacroix, Leoni, Icardi, Camara. Volevo dirvi tutto d'un fiato perché Dio solo sa quando registro questi video quanto odio poi questi contenuti, perché sono puramente a scopo lucrativo, perché poi tu nomini dei nomi, puoi passare un'estate intera rinchiuso in casa a passare per. Sono il primo che su YouTube ha nominato questo accostamento, mi prendo la popolarità e gioco d'anticipo sugli altri. Io non so se avrò voglia di fare un'estate così, dove altri nomi si susseguiranno, magari di tanto in tanto posso fare come lo scorso anno, dove magari ogni 50 nomi facciamo una tier list dove dico il mio indice di apprezzamento del giocatore e quanto per me sarebbe utile. Parliamone adesso in termini, come dire, dai, giochiamo. Stasera giochiamo perché è venerdì sera e si gioca, si esce normalmente, ma io sono qui a casa e quindi giochiamo a questo gioco. Dove la Juve, se prende Zirkzee, a quanto pare, credo che no, neanche in tempi in cui la Juventus, vincendo 5 scudetti consecutivi, riusciva ad avere una coppia, che ne so, Higuain più chi c'era all'epoca da poter prendere di top per poterne avere uno, e se ti va anche l'altro, tanto perché così almeno il prossimo allenatore può avere la scelta. Ovviamente, no, parlando in termini logici, uno scambierebbe l'altro, uno toglierebbe l'altro e ok. Allora, dai, parto proprio a sensazione diretta, non è la vostra, io non lo farei mai nella vita una roba del genere, solo perché quando parlo di Juve, riconosco in Zirkzee delle qualità belle da vedere, uniche. Forse per purezza è uno degli attaccanti più eleganti del calcio moderno e ti fa innamorare, ti gasa a vederlo. Però secondo me, dai, la Juventus la conosco come squadra. È una roba che secondo me ha avuto nella sua storia altri principi. E io credo che Dusan Vlahovic, nel bene o nel male, quando sbaglia o quando arranca, nel sudore, nella lotta, nella dialettica, nel modo in cui si è presentato, si è posto e gioca la Juventus, ripeto, nel bene o nel male, le domeniche in cui sbaglia davanti alla porta,
sia l'attaccante che non scambierei ancora una volta neanche per Joshua Zirkzee. Punto. La Juventus, nel caso avesse voglia di monetizzarlo, quello ovviamente dipende da ciò che riceverà quest'estate, come è stata l'estate scorsa, un'estate traumatica, di sofferenza, ogni giorno a lottare per sperare di tenermi Dusan Vlahovic e non cedere di un millimetro della mia posizione che vedeva un rifiuto totale di Romelu Lukaku. Ecco, non sarebbe la stessa cosa, nel senso questa volta cascherei un pochino più in piedi, ma c'è una motivazione, secondo me anche di storie dietro questa scelta del Vlahovic preferito allo Zirkzee. C'è un discorso che non prevede neanche il roba relegata a dei milioni, a un prezzo, a uno stipendio, a dei discorsi di offerte, se mi arriva un'offerta di 80 prendo a 65 Zirkzee, perché che cifre si faranno, Dio solo lo sa, su questo attaccante che fa parte del grande Bologna. Sai cosa mi ricorda? Io spero che Zirkzee faccia una carriera da fuori classe, eh? Gli auguro veramente il meglio. Ma mi sembra lo stesso discorso che facevamo quando Vlahovic era reduce da una stagione top alla Fiorentina. L'abbiamo preso, lo volevamo, adesso stiamo facendo lo stesso. Andiamo molto dietro la moda del momento e prendere Zirkzee sarebbe quasi, come dire, un che faccia tosta, che coerente sei oggi a poter dire tu da Juventino, sì, lo desidero, lo farei a occhi chiusi, una roba del genere, io spero e mi auguro non si legga, però il mondo è bello perché è vario. Di tutti i nomi che ho segnato, sicuramente ci sono tutti i ruoli del campo, dal portiere al terzino al difensore centrale, che poi sarà da capire col prossimo allenatore che cosa prendere della difesa, difesa a tre, braccetto di sinistra col piede mancino, soprattutto una roba che serve al calcio di oggi, c'è chi ha i bastoni, chi ha i calafiori, credo che quello forse, se vuoi inseguire quel modulo, avrebbe più bisogno la Juventus, di quello avrebbe bisogno di terzini che ti possono permettere di sostenere un qualsiasi voluto possibile tridente. E la Juventus credo che oggi come figura del terzino possa rivedere in sé soltanto un Alexandro, un De Sciglio, un Cambiaso e un Kostic che non è un terzino, ma ci abbiamo provato a metterlo tipo quest'anno insieme a Ealing. Quindi ecco, qui vedo più priorità, vedo la priorità in un bel centrocampista, una Juventus che il prossimo anno, io mi auguro giochi anche la Champions League, ma se dovesse giocare anche una Supercoppa italiana, un Mondiale per club, sicuramente la priorità della Juve è aggiungere giocatori alla sua rosa. Però non credo che si aggiungerà di certo uno Zirkzee, un Vlahovic. In quel caso si parlerebbe di sostituzione. Quindi, ragazzi, per quanto io odio portare questi contenuti, questo ve lo faccio. Un classico video dove mi richiede un quarto d'ora. Magari sarà un video meno o più visto rispetto al precedente del Fanta, dove ci ho dedicato quasi 2 giornate tra piccoli intervalli nel mezzo per editarlo. È resa minima, scarsa, anche se a fare fantacalcio ci metto il cuore e l'anima anche per non ottenere nulla in cambio. Questi video mi piacciono, cioè la guerra, chi la spara più grossa, il titolone che poi, sai, alla lunga, a forza di fare qualche video, poi una la prendi come notizia. Io, questi che vi ho riportato tutti d'un fiato, sono i nomi che per ora sono stati dalla Juventus. Sono tanti e difficilmente adesso vi potrei dire chi di questi vedrei sopra altri. Però oggi parlavamo di Zirkzee. Ripeto, è uscita l'intervista di Vlahovic letteralmente sulla Serie A che parla di Torino, Gianduiotti, cioccolata, tutto quanto. Si vede lui che sogna la Champions. Magari, sai, Di Marzio potrebbe aver intuito che la Champions League Vlahovic con questa Juve non la vince, perché non penso sia una roba già praticabile a priori. Poi ha detto, vuole vincere la Champions come sogno, allora ha collegato i due neuroni che in questo momento Di Marzio poteva applicare per comunque buttare, no, fiamme sull'Italia e questa notizia, dove la squadra come la Juventus è stata Zizze, e allora diciamo che Vlahovic a Champions League se andrà a prendere in una squadra dove ha più possibilità della Juventus attualmente, che non avrà nei prossimi anni, allora fa la scorciatoia, Vlahovic va alla grande squadra, lui si prende Zizze. Magari l'ha pensata così, magari ha colto quello dell'intervista di Vlahovic, proprio l'unica cosa che ti poteva far pensare che Vlahovic avesse voluto dire che non si trova bene alla Juventus o vuole andare ad altre parti, perché poi su tutto il resto dell'intervista dimostra un grande amore all'Italia, alla cultura italiana, ed è anche fatto una
una bella intervista, parole anche con una importante dialettica, perché sai, la Juventus credo che si cerchi anche questo, no? Quando si parla di un Thiago Motta, di un personaggio del genere. Stanno accostando tutto il Bologna alla Juventus, quando credo che lo Juventino ne vorrebbe solo uno, Thiago Motta. Vedremo alla fine chi avrà ragione. Io ad oggi vi dico che le possibilità di Ziggs e la Juventus ricalcano il... che numero ha di maglia Ziggs per fare un giochino simpatico? Ziggs, dovrei saperlo, il 9, esatto. Allora facciamo il 9%, 9% perché dai, vogliamo dire che nello spicchio altre squadre hanno percentuali più ampie, forse la Juve ha in realtà anche una percentuale più bassa, 9%, però c'è il 9, quindi noi il 9% è quello che ad oggi posso dire di questo attaccante, dove comunque sappiamo che veniamo da una sessione di mercato dove non si è mosso niente, normale che quest'estate dovrò essere molto più impegnato sotto questi video. Non so se dovrò ben capire, magari fatemelo vedere con dei mi piace se questi video vi piacciono, anche dove parliamo di quelli che possono essere delle suggestioni, delle voci, delle peripezie, non delle ufficialità. Io rimarrei più sul commentare l'ufficialità e vedere come può giocare la Juve con quel giocatore e muovermi più sotto quel punto di vista. Fatemi sapere con mi piace se c'è una risposta importante. Non pretendo chissà che cosa, stiamo comunque parlando di un video che uscirà, se non lo voglio caricare stasera, venerdì 5 aprile, domani mattina, prima del derby di Milan Lecce, ma la notizia è uscita adesso, è fresca. Non ha fatto infiammare particolarmente. Di Marzio mirava a quello, ma molti ci hanno riso, giustamente, nei commenti, anche perché proprio il classico commento è letteralmente il più classico: i soldi li stampa loro, dato che non ne hanno. Beh, in realtà Di Marzio immagino se lo sia fatto come a Monopoli, mondiale per club 50 milioni, partecipazione a Champions League, i soldi la Juve li ha anche perché non li ha più spesi le ultime due sessioni e cessione di Vlahovic, quindi insomma tutte queste cifre, dice Di Marzio, ha voglia che ci sta. Il problema è che secondo me, sai, la prima cosa che dovrebbe fare la Juve, o delle tante che dovrebbe fare, non è vendere la sua punta per Piazza. Mia opinione, ditemi la vostra.